Ragazzi, oggi, come avete letto nel titolo, voglio parlarvi di un argomento molto ma molto complicato che molte persone soffrono o chi soffre dentro di questa cosa. Allora, questo argomento riguarda anche me. Oggi parliamo di disgrafia e dislessia. Cosa significa? Dislessia significa, correggetemi se sbaglio, quando una persona soffre, per esempio, sbaglia a mettere le doppie, sbaglia a scrivere bene, sbaglia certe cose in ambito, diciamo, anche per esempio a leggere qualcosa che non riesce a leggere bene, ma non è il mio caso, sarebbe un punto a suo sfavore. Invece la disgrafia significa che io sbaglio a scrivere bene, sbaglio le doppie. Infatti io soffro di questa cosa. Volevo parlarvi di questo argomento molto delicato perché cioè, mi fa piacere parlarlo con voi. Anche in ambito lavorativo può portarmi delle difficoltà e questa cosa mi porta molto ma molto cioè, a stare male dentro, a dire non ce la posso fare, a scoraggiarmi su questo punto di vista. E da un altro punto di vista mi faccio forza. Anche per esempio io quando lavoro o scrivo qualcosa o sbaglio a scrivere qualcosa, mi sento un po' giù di morale, ma provo a capire questo tipo di difficoltà si può anche migliorare. Infatti è una difficoltà di disgrafia. Nella lettura me la cavo molto ma molto bene in tutti i punti di vista, anche a parlare sto bene, meno male. E diciamo che una DSA significa è una piccola difficoltà di livello, non è proprio disabilità, comunque è una piccola cosa che io dentro ci sto male perché uno può migliorare ma non ci riesce. E o sono io che non voglio migliorare su questo punto di vista. È un argomento che per me parlare oggi con voi per la prima volta è molto brutto perché, cioè, per me è veramente difficile perché ho avuto tante brutte cose nel livello di relazioni, cioè a conoscere persone che non, ti rifiutano, se sbagli a scrivere ti dicono non sai scrivere bene, non ti vergognano a quell'età e sta cosa mi butta per terra, cioè mi butta molto giù di morale. E provo ad andare avanti senza pensarci perché molti non sanno che ottengo questa difficoltà e allora provo a farmi forza. Scusate, anche le emozioni, cioè non è facile parlare di un determinato argomento e per me è anche molto difficile stare dietro una telecamera e dirvi questo tipo di cose. Io che lavoro in ambito mostre mi ricordo che una volta mi hanno chiesto di scrivere e avevo vergogna perché non so scrivere bene alcuni nomi dentro i registri e non è stato facile per me capire. Molte volte mi butto giù di morale dicendo non ce la posso fare perché questo determinato lavoro ci vuole forza a scrivere. Quasi tutti i lavori ci devi scrivere, allora ti butti molto giù di morale su questo punto di vista, però provi a farti forza, provi ad andare avanti e non ci pensi. È una cosa che volevo condividere con voi e spero che non pensate male perché sono DSA, significa una piccola difficoltà a livello dell'apprendimento. Ancora disabilità sarebbe, ma nulla, non sarebbe neanche una disabilità alla fine. È una cosa che mi butta molto giù anche dal punto di vista di fare amicizie, però basta la parlare, mi domando sempre, dico, per parlare con una persona basta fare amicizia, basta aprirsi con quella persona. Invece quando scrivi su WhatsApp o scrivi sui social, anche con le ragazze, per me non è proprio il massimo su questo punto di vista, meno male che esistono correzioni automatiche sui telefoni. Aspettate un attimo, raga, cioè, non è facile anche parlare di questa cosa, allora mi sento, quando parlo di questa cosa mi viene anche,
cioè, di piangere o di starci male sopra, perché vedo tutti i ragazzi scrivere bene e tu non riesci mai a dire perché tutti gli altri scrivono così bene, leggono così bene, non sbagliano una doppia, l'apostrofo, eccetera, e tu invece sbagli tutto il resto. Non è per nulla facile. Ragazzi, con questo è tutto. Volevo iniziare quest'anno questa piccola mia cosa personale. Spero che non pensate male, datemi dei consigli giù nei commenti come posso fare a migliorarmi. E seguitemi anche su Instagram e sui vari social che mi trovate, vi mando anche il link in descrizione e mi darete, se volete scrivere anche in diretto qualsiasi complimento, qualsiasi cosa, sono a disposizione. Un saluto da Tecnogigi, ci vediamo al prossimo video, però sarà diverso. Questo, come avete capito, questo è stato un video molto diverso, speciale, per raccontarvi un po' di questa situazione mia che vivo dentro e che devo superare piano piano, senza pensare a nessuno, al giudizio delle persone, che molto, diciamo, molte persone di oggi pensano male e, diciamo, non mi piace questo tipo di cosa, ma andando avanti dobbiamo sempre pensare positivi. Forza ragazzi! Ci vediamo nel prossimo video, che sarà sulla tecnologia, vlog, mostre, eccetera. Molto speciale da Tecnogigi, vi auguro un buon 2022, che inizia, finalmente è iniziato il nuovo anno. Ciao ragazzi!